una buona sgambata, 11 gol, qualcosa di positivo, sì. Sì, molto positivo. Io sono felicissimo di questa gambata. Volevo proprio questo. Due giorni di lavoro, abbiamo lavorato su dei piccoli concetti e i ragazzi hanno risposto bene, provando a fare quello che abbiamo provato, e questo è molto positivo. Noi abbiamo visto 4 gol di Caselli, 2 di Loi, hanno segnato un po' in tanti. Al di là di questo, aspetti positivi? Quello che ho detto. I ragazzi, soprattutto della sua primavera? Ah beh, ma ragazzi, io non ho dubbi. I ragazzi sono bravi, sono tutti qua con la mentalità giusta. Il vecchio gruppo, diciamo, del Modena li ha accolti a braccia aperte, e loro stanno dimostrando tutta questa unione che c'è nello spogliatoio, che inizia a crescere nello spogliatoio. E il vecchio gruppo come si è adattato al momento a questo inizio di Lega Pro, di preparazione per il nuovo campionato? Non è facile perché li capisco, però come ho detto anche alle prime interviste, io voglio cambiare testa, e ho delle ottime risposte da parte loro. Vuol dire che si sono presi la responsabilità di lottare per questa maglia anche in Serie C. Loi, Schiavi, Accardi, bene? Sì, bene, ma bene anche tutti gli altri. A parte i singoli, mi è piaciuto il reparto difensivo, che ha lavorato bene, con piccoli concetti che mi hanno dato in 2 giorni, molto, molto precisi, molto, molto vogliosi nel fare subito, nel produrre subito quello che abbiamo fatto in campo. E allora, grazie ai ragazzi perché hanno fatto una bella gara. Non c'era tanto pubblico, ma forse ce l'aspettavamo. Io ho già parlato ai ragazzi, il nostro desiderio è portare il pubblico. Non penso che dopo la retrocessione ci siano 10.000 spettatori, anche se conosco il tifoso modenese e so quanto ama questa maglia qua. Però il nostro obiettivo è stare zitto, lavorare, e speriamo di riportarli a vedere la squadra. Da oggi a Fanano, il primo impatto con il paese, con la città? Positivo, molto positivo, qua si sta bene. Ho anche dei cari amici qua in hotel, Ale e Luca sono vecchi amici. Sono contenti di vedermi e io sono contento di vedere loro. Vuol dire che ci siamo uniti, perché ero venuto qua con Novellino in ritiro. E naturalmente io pensavo già di voler venire qua da allenatore, mi è andata bene per il momento, ora sono felice di essere qua. Questi 15 giorni qui, diciamo così, in quota, cosa si aspetta? Aspetto un gran lavoro, i ragazzi lo sanno già, qua c'è, non dico da vomitare, ma quasi, loro lo sanno già e sono pronti al sacrificio, alla cultura del lavoro, ci siamo parlati anche stamattina, solo lavoro, grande lavoro, basta, non dobbiamo dire altro dopo quello che è successo, basta, i ragazzi sono predisposti a farlo, io sono solo che contento. Altre amichevoli programmate? Sì, le date, giovedì, domenica e probabilmente mercoledì prossimo, adesso vediamo. Con avversari sempre di livello superiore, no? Pian pianino. Sì, ma non esageriamo perché la squadra si deve formare e non siamo ancora in tanti, allora non voglio fare stupidate, infortuni eccetera eccetera. Spero di essere al meglio per la Coppa Italia, anche se sarà difficile, però la società sta lavorando bene perché sono arrivati ragazzi interessanti e probabilmente in settimana arriverà anche qualcuno altro. Perfetto.